tuo obiettivo sarà all'orizzonte. Vorrai tornare in cima a quel monte. Tornerai te, tornerai me. Leva la maschera, saluta anche il sé. Il burattino accenna un inchino. La marionetta saluta vicino. Il manichino gira la testa, ti viene vicino. Creature meccaniche, pupazzi, Pinocchio, in questa scena ti trovi sprovvisto della tua maschera o volto dipinto. Fuggi, fuggi da questa prigione, le ali t'attendono fuor dalla magione. Vola più alto, vola alle stelle, di tutte le luci vedrai le più belle. Di tutte le luci vedrai le più belle, di tutte le luci vedrai le più belle, di tutte le luci vedrai le più belle. Qua con una nuovissima puntata di Dialoghi Sperimentali. La sigla era tratta da La filastrocca del burattino, perfettamente in tema, erano solo i due minuti finali. È un brano mio e di Alessandro sotto l'etichetta, diciamo così, Alchimia Nova. E questa sera abbiamo questa splendida serata dal titolo Il mondo alla rovescia, carnevale, folli, mostri, trickster e freak, argomentone mega introdotto dal maestro Alessandro Peroni, che abbiamo qui con noi insieme a Giulia Sirtori, Dan Alessandro Sabatta, Alessandro Conedera e Donatella Bartolomei. Alessandro, io non direi altro e ti lascerei introdurre immediatamente il tema di questa nuova serata di Dialoghi Sperimentali. Ah no, scusa, a meno che Dan voglia fare lui stesso una bella introduzione che mi piacerebbe facesse. L'introduzione all'introduzione, vai! L'introduzione all'introduzione, no, diciamo che questa è un'altra tappa nel nostro percorso, perché a differenza delle altre serate filosofiche o anche prima quelle dedicate più specificamente alla sperimentazione musicale, non andremo avanti improvvisando, quantomeno non lo faremo tutti. Ci sarà Alessandro Peroni che ci introdurrà questo argomento, che ha preparato apposta per noi una lezione, non direi, perché è un termine che a lui non piace, ma comunque un racconto che potrà prendere strade forse anche imprevedibili. Allora, vi ringrazio per l'invito, ringrazio la nostra padrona di casa per avermi concesso questo spazio. Più che lezioni, io parlerei di percorso. È un percorso attraverso la follia, che mi sembra molto adeguato. È tanto tempo che pensavo di fare una roba del genere, ma non avevo mai trovato un pubblico qualificato come voi. Quindi sia voi presenti in questa registrazione, sia coloro che ci seguiranno, immagino che abbiano quella dose di follia necessaria per poter godere, forse anche apprezzare delle cose che andremo a dire. Allora, l'idea della puntata era venuta in una
di questa puntata era venuta qualche settimana fa quando abbiamo parlato dell'impresa di D'Annunzio a Fiume, ricordiamola molto molto brevemente. Gabriele D'Annunzio, il poeta folle, vatero e di guerra, dopo la prima guerra mondiale non era contento di come stavano andando le trattative, perché la città di Fiume, che riteneva dovesse spettare l'Italia, era rimasta lì, proprietà di tutti e di nessuno. Allora, prese i suoi arditi, andò a invadere la città, la Fiume, che è una città della Dalmazia. Andò senza colpo ferire, cacciò via le truppe internazionali che stavano controllando e instaurò un suo governo e disse all'Italia: Italia, vuoi tu la città di Fiume? L'Italia ovviamente disse: ah no, no, non ci sporchiamo le mani. Allora pensò bene di inventare questo governo, e fece una costituzione, la carta del Carnaro e così via, e lì confluirono nella città di Fiume per qualche mese tutti i pazzi del mondo. E lì si poteva fare veramente di tutto: ci si drogava, si faceva sesso, nudismo, si correva di qua e di là, tutti facevano un po' quello che volevano, e con l'approvazione del mondo intero, dei pazzi, degli intellettuali di tutto il mondo, diceva: ecco, lì veramente c'è un luogo che è avanzato dal punto di vista sociale, intellettuale, sperimentale, perché arrivavano artisti di ogni tipo rispetto a tutto il resto del mondo. L'Italia, la cosa non la sopportava troppo, per cui mandò le corazzate, quattro bombe tirate dalle navi, e la città di Fiume, ahimè, cadde. E con questo finì anche questo divertente esperimento, questa, diciamolo, carnevalata, che poi parleremo di carnevale, che era la città di Fiume. In realtà non è un caso isolato, ce n'è uno un po' più recente, che risale al 1968, di cui non si è parlato, si è taciuto tantissimo per tanti anni, finché ultimamente Walter Veltroni ha pubblicato un libro che si intitola L'isola e le rose, ed è uscito l'anno scorso un film, Infine. L'incredibile storia dell'isola delle rose di Ah, Sidney l'isola Sibilia con delle rose! Elio Germano. E questo pur esperimento folle, nell'estate del 1968, quindi in piena contestazione, un ingegnere bolognese, ingegner Rosa, costruì con pochi soldi e pochi mezzi una piattaforma in mezzo al mare, al di fuori delle acque territoriali, al largo di Rimini. E lì la gente cominciò ad andare come una curiosità turistica, come era San Marino. Andavano, prendevano il motoscafo, andavano fuori dall'Italia e arrivavano in questa micronazione, perché qui fondò uno stato. La lingua ufficiale era l'esperanto, che doveva essere la lingua parlata da tutti. Cominciò a battere monete, così, e tutta la gente andava lì, ballava su di sopra, faceva un po' di divertimento. Se poi vedete il film, che è veramente divertente, non proprio preciso storicamente, però così la storia più o meno è quella, la gente si divertiva, fece questo carnevale fuori dalle acque territoriali. L'Italia, non apprezzò, tanto per cambiare, non apprezzava questa presenza di una micronazione, e allora l'ingegner Rosa chiese alle autorità europee dell'epoca, alla comunità europea dell'epoca, il riconoscimento. Riconoscimento ufficiale di micronazione, quindi di nazione vera e propria, con una sua moneta, i suoi francobolli, la sua lingua, il suo governo. Stava per arrivare. Allora l'Italia mandò ancora una volta le cannoniere, due bombe, quattro mine, fecero saltare tutto, sgombrarono, e questa esperienza dell'Isola delle Rose è finita. Vi racconto questi episodi perché sono casi in cui, politici, in cui si tenta di ricostruire in modo folle, perché lì in realtà lo si fece anche D'Annunzio, lo fece a livello di scherzo, a livello di provocazione, ma venne preso molto sul serio. Si tenta di riprodurre in modo rovesciato, perché buttandola sul divertimento, quello che è lo stato normale, lo stato serio. E lì si faceva le stesse cose, ma in chiave di divertimento. Tutto questo ci ricorda qualcosa, cioè, se avete presente la storia di Notre Dame di Victor Hugo, quella di Quasimodo il Gobbo, c'era la Corte dei Miracoli. La Corte dei Miracoli esisteva veramente nella Parigi dal 400, nel Medioevo, al Rinascimento, ed era fatta da folli, mendicanti e così via, che riproducevano nelle loro
dei sobborghi di Parigi, la corte del re di Francia, ed era fatta però è una corte dove c'era il re dei folli che veniva portato in processione al carnevale e tutti i vari ministri che erano degli storpi mendicanti, spesso finti storpi comunque che erano i mendicanti. E quindi si ripetevano le gerarchie in un modo completamente a folle e quindi diciamo rovesciato. Questo è un archetipo culturale, quello del mondo alla rovescia. Da quando l'uomo ha concepito se stesso come vivente in un mondo, guarda caso, sono saltati fuori una serie, quindi con tutta una gerarchia di valori del mondo umano, della natura e così via, sono saltati fuori dei folli qua e là nella storia che hanno tentato di rovesciare queste gerarchie. Quindi quel del mondo diritto è sempre saltato fuori qualcuno che cercava di tirare fuori qualcosa di rovesciato, al contrario. Abbiamo un esempio fatto nell'attualità, non so se avete sentito parlare della mala movida. Nelle città liberate dal Covid, guarda caso, i giovani si trovano nelle piazze e cominciano a dar vita a delle risse. La cosa è del tutto insensata. Ma se noi la vediamo in quest'ottica, sono risse quasi organizzate, nel senso non è che ci si trova a fare battaglia, cioè si sa che si va lì in piazza, si beve, ci si ubriaca e se capita si va allegramente a botte, di solito non succede più niente. Però questo ricordo un po' una serie di film, La notte del giudizio, quando sono film che ambientati in una società distopica molto ordinata, dove una volta ogni tanto si concede alla gente di uscire per strada e combinare, fare quello che vuole, quindi si scatena la violenza. Ed è quello un po' che sta succedendo adesso, quindi dopo mesi di lockdown, di chiusura, di valori molto opprimenti, ecco che la gente va fuori, si ubriaca, fa cose strane e rovescia tutto cominciando a pestarsi. La cosa chiaramente non è assolutamente bella, ma fa parte di questo orizzonte culturale del mondo alla rovescia. Se noi poi invece vogliamo vederla la cosa in modo un pochettino più attento, più poetico, più culturalmente interessante, il momento della migliore organizzazione di questo mondo alla rovescia è quel periodo dell'anno che è chiamato Carnevale, che va tradizionalmente dalla fine dell'Avvento all'inizio della Quaresima. Quindi fa un periodo di festa e un periodo invece un po' di chiusura. Durante il Carnevale, secondo la tradizione, oggi magari un po' si è persa, ma una volta era molto importante, chiunque mettesse una maschera interpretava il personaggio che la maschera, a cui la maschera alludeva. Quindi un povero che si mascherava da ricco poteva infilarsi nelle feste dei signori e nessuno gli diceva niente, perché queste erano le regole del mondo rovesciato, che era il mondo del carnevale. Infatti Rousseau scrive delle bellissime pagine antropologiche del Carnevale di Venezia, dove nota questo: chiunque, magari un poveraccio nella vita di tutti i giorni, quando arriva il Carnevale può accedere ai palazzi dei ricchi, partecipare alle feste, basta che indossi una maschera. Del Carnevale poi esistono, o del mondo alla rovescia, esistono delle magnifiche interpretazioni artistiche. Ad esempio nel Medioevo c'è un mondo alla rovescia dove si vedono le lepri che cacciano i cacciatori e se li portano infilzati a mangiare, oppure ancora più belli i quadri di Bosch o quelli di Bruegel il Vecchio, di cui uno molto celebre, che fa il caso nostro, che si intitola La lotta tra il Carnevale e la Quaresima. Il quadro è diviso, c'è la classica piazza rinascimentale del Cinquecento, cioè divisa da una parte sulla destra c'è la Quaresima, quindi i frati, i penitenti, e la Quaresima rappresentata da una donna magra, brutta, su un trono, pallida, così, mentre dall'altra parte c'è la taverna con tutti i gaudenti e il carnevale, che è rappresentato da un uomo grasso
a cavallo di una botte. Questi due si scontrano come se fosse un torneo. Il carnevale ha uno spiedo con dei polli infilzati, la quaresima invece ha una pala su cui ci sono delle aringhe molto strinzite. Chiaramente sappiamo che alla fine poi è la quaresima che vince, però questa è bella questa idea di una resistenza del carnevale, quindi del mondo rovesciato, del mondo del divertimento, che fa del suo meglio per affermarsi sempre, anche laddove deve tornare la triste realtà. Ci sono diversi poi episodi letterari, che però non sto qui a cito per citarli, come le baccanti di Euripide, dove Dioniso arriva a Tebe e sconvolge la città. Poi c'è Luciano di Samosata, Petronio nel Satiricon, dove c'è una magnifica cena, quella di Trimalchione o Trimalcione, che è una cena dove viene messo in scena veramente il mondo alla rovescia. Nel Simposio di Platone c'è questa idea di Eros, che è un personaggio completamente pazzo, che arriva e rappresenta la filosofia, attenzione, arriva lì e sconvolge tutto l'ordinamento, perché lui chiede, vuole sapere, curioso e anche un pochettino pazzo, e quindi anche la filosofia ha la sua dose di follia. Ora, c'è un testo fondamentale del Rinascimento, che è l'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam, che fa assolutamente al caso nostro. Dice Erasmo in questo saggio: in definitiva la vita degli uomini non è altro che un gioco della pazzia. Quindi tutta la vita umana non è altro che una commedia, e ciascuno, dice Erasmo, recita con una maschera diversa e continua nella sua parte finché il gran direttore di scena, che sta lassù, non decide che è il momento per questo attore di lasciare il palcoscenico ed eventualmente lasciare lo spazio agli altri. C'è una bellissima frase di Lucrezio dal De Rerum Natura che dice: ripitur persona manet res, quindi è strappata la maschera e resta la cosa. Purtroppo, continua Erasmo, quando viene strappata la maschera si perde tantissimo. Infatti dice Erasmo, quando c'è questo spettacolo, quando c'è la commedia, è una cosa terribile strappare la maschera, perché quello che sembra essere una donna in realtà un uomo, quello che sembra un giovane in realtà un vecchio, quello che sembra un dio in realtà è un uomo miserabile. Quindi il pubblico non sarebbe contento, non è contento quando viene strappata la maschera, perché è proprio la maschera quello che crea l'interesse. E quello che succede in una commedia, cioè questi attori che recitano, ciascuno interpretando una parte, dice, è la stessa cosa di quello che accade nella vita. Cito Erasmo: ebbene, che altro è la vita umana se non tutta una commedia nella quale tutti recitano la loro parte, chi con una maschera, chi con un'altra, finché a un tratto, sempre lui, il grande capo comico, non li fa uscire di scena. E addirittura certe volte il capo comico è così beffardo che costringe lo stesso attore a recitare più parti. Quindi spesso può capitare, in effetti, nella vita, che chi fa una parte si trovi costretto a fare una che è tutt'altra. E allora questa bellissima idea di Erasmo è quella che la vita non è altro che una commedia, cioè una grande carnevalata. Quindi la maschera è il simbolo del carnevale, è anche storicamente il simbolo della commedia, e in quest'ottica chiaramente il carnevale ha un duplice aspetto. Quindi il carnevale è sì rovesciamento della normalità, ma dall'altro lato dimostra anche che la realtà non è tutta una grande commedia. Quindi forse nel momento del carnevale, nel momento della commedia, lì c'è la verità, perché forse si è consapevole che in quel momento che stiamo recitando una parte, quando invece il mondo è diritto, è tutto serio, sembra che non ci sia maschera, non ci sia recitazione, invece la maschera c'è, la facciamo finta che non ci sia. E quindi il carnevale svela l'inganno del comico. E qui cedo la parola e le musiche, la regia alla nostra. Fantastico, Peroni, grazie davvero. Hai introdotto
in maniera esemplare questo percorso. Interessantissimo il parallelo che hai fatto tra l'attualità, la mala movida e un film horror, tra l'altro, da cui hanno tratto una specie di saga ormai, perché The Purge, la purga nel titolo originale. È davvero interessante, perché questo mondo alla rovescia in quel film era formalizzato politicamente, non era nemmeno un esperimento sociale, cioè era legiferato, controllato, accettato da tutti quanti, e quindi abbiamo una sorta di estremizzazione dei circenses romani che diventavano gladiatori mascherandosi e quindi vivendo queste 24 ore, 12, adesso non ricordo quanto, di purga, quindi di purificazione attraverso il ribaltamento di qualsiasi tipo di legge, in cui le regole venivano a saltare e per quel lasso di tempo potevano fare qualsiasi cosa, per poi tornare ad obbedire, quindi a rispettare, ad accettare passivamente tutto quello che la società del film, delle megalopoli americane in un futuro prossimo, un presente distopico, comunque non lontano dalla realtà che stiamo vivendo, rappresentavano. Quindi molto interessante. Quello che poi dici accade spontaneamente nelle nostre piazze, o è successo poco dopo il Covid, è una sorta di scatenamento, di rovesciamento di quella che è stata la clausura, la reclusione, l'impossibilità di, anche la paura di avere un contatto, con l'estremizzazione del contatto stesso, quindi con il pugno in faccia. E questo l'hanno fatto i giovani, ovvero quelli più vicini al, se vogliamo, all'uomo senza senno di cui ci parla Erasmo, quello caro a Dio fondamentalmente, quello che non ha preso troppo sul serio la maschera confondendola con la verità. Proprio per questo Erasmo diceva che c'è una stretta parentela tra cristianesimo e follia, proprio perché Dio ci chiede di essere folli e apprezza il fatto di essere folli. E qui si potrebbe parlare anche di Vattimo, mi è venuto in mente il soggetto alla maschera, la sua interpretazione nicciana, ma ne parleremo dopo, perché hai citato anche Dioniso, Euripide e così via. Grazie, bellissima introduzione. Che bello, mamma mia, che serata da gente di un certo livello, questa ma qua. No, ma non è così, perché Speroni è di un certo livello, ma tirando fuori quegli esempi ha fatto capire a tutti in maniera assolutamente non pedante o accademica quello di cui sta parlando e l'importanza, cioè associare Fiume all'isola, l'impresa di Fiume all'Isola delle Rose, che è un film che è uscito su Netflix, che sicuramente molti hanno visto, riesce a dare un taglio interpretativo sicuramente più interessante a un certo tipo di narrazione, a un certo tipo di storia. No, no, ma è vero, io dicevo una battuta, ma in senso... Sì, 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 sì. In senso, non certo in senso negativo, io vivo... Era un complimento, sì, certo, sì. Io stessa vivo di queste cose, tutti noi, penso che siamo qua presenti, viviamo di questa follia, no? Ecco, io ho fatto del mio lavoro sperimentale tutto basato su questo, per esempio la Giulia, la sua ricerca artistica a livello anche di, non solo di attrice, di cantante, ma anche come maschere, come scenografie, come pittura, insomma è tutti noi. Le plasma le maschere, assolutamente. Quindi il meglio di Giulia può conoscere. Assolutamente. Io mi ero preparata per iniziare due brani che in realtà mi dispiace quasi di spezzare, perché Peroni ci sta portando veramente dentro in un viaggio fascinoso che mi sembra quasi di disturbare, ma in realtà fanno parte tutto dello stesso discorso. Allora, io adesso lancio velocemente Preludio di Emilio Praga, il famoso manifesto della poesia scapigliata, della scapigliatura, poi non so se a questo Peroni si vorrà agganciare, di cui io ho fatto un brano con Alessandro Conedera, che è di Alchimia Nova, che si chiama Preludio Underground, perché Underground era il titolo del brano. L'ho già fatto vedere in Dialoghi Sperimentali, questo video casalingo e assolutamente trickster, che poi sarà ad andare avanti della nostra discussione di stasera. E poi un contributo con la Giulia, sempre in ambito pazzoide, io e Giulia dal vivo in serata gota ex voto, che cantiamo Figlia di Terra,
che è un brano con un testo assolutamente particolare. Lancio questi due contributi e poi tornerà immediatamente a Peroni la parola. Ma mentre preparo, Dan, di ancora due cose delle bellissime che stavi dicendo, perché devi intrattenere i nostri amici da casa. Io credo che i miei amici da casa non abbiano bisogno di intrattenimento in questi minuti, perché gli argomenti evocati, i suggerimenti dati fino adesso sono sufficienti per mettere in moto i loro pensieri, quindi... Okay, io sono pronta, tra l'altro. Allora, guarda... Ditemi sempre se per caso ci fossero problemi di audio, che mi fermo subito, ok? Tra l'altro, mi sentite bene? Perché io questa sera ho avuto un problema di microfono. Mi sentite bene? Ti sentiamo okay, bene. Quindi, Preludio Underground di Alchimia Nova, dalla poesia Preludio di Emilio Praga, e poi Io e Giulia con Figlia di Terra dal vivo... Testo mio e brano musicale di Pavor Nocturnus, che dopo vi dirò che richiama i quattro elementi. Noi siamo i figli dei padri ammalati, aquile al tempo di mutar le piume, svolazzi ammuti, attoniti, affamati, sull'agonia di un nume, sull'agonia di un nume, sull'agonia di un nume. Nebbia remote lo splendor dell'arca, e già l'idolo d'or torna lontano. E dal vertice sacro il patriarca s'attende in vano, s'attende in vano dalla musa bianca che abitò 20 secoli il Calvario, e in van l'esausta vergine s'abbranca ai lembi del sudario, 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 ai lembi del sudario. In sante visioni assorto, tu puoi morir degli anticristi e l'ora. Cristo è rimorto, Cristo è rimorto, Cristo è rimorto. Il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia, il tuo cielo, il tuo loto, il tuo cielo, il tuo loto, il tuo cielo, il tuo loto, il tuo cielo, il tuo loto. Canto litane di martire d'empio, canto gli amori dei 7 peccati che mi stanno nel cor come in un tempio, inginocchiati, inginocchiati. Inginocchiati, inginocchiati, inginocchiati. Canto l'ebbrezza dei bagni d'azzurro e l'ideale che annega nel fango. Non irrider, fratello, al mio sussurro, se qualche volta piango. Canto l'ebbrezza dei bagni d'azzurro e l'ideale che annega nel fango. Non irrider, fratello, al mio sussurro, qualche volta piango, se qualche volta piango, se qualche volta piango, se qualche volta piango. Ah, già che più del mio pallido demone
canto il vero, ma canto il vero, ma canto il vero, 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 canto il vero. Assorto, tu vuoi morire degli anticristi e l'ora. Cristo è rimorto, nemico lettor, canto la noia, l'eredità del dubbio e dell'ignoto, il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia, il tuo cielo, il tuo loto, il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia, il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia, il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia. Thank you.
parecchio lungo, è molto bello. Mi interessava così fare vedere un estratto, ecco, con la divina Giulia, la nostra... Magnifiche le nostre menadi, feroci e bellissime entrambe, veramente... Come si dice adesso, da paura, quel video è da paura, giù. Da paura, siete potentissime. Tra l'altro devo dire una cosa a Peroni che esula dal discorso. Oggi guardavo Facebook che ti manda i ricordi e mi ricordava che nel lontano 2014 io feci quell'ospitata dei Madame Sadowski allo shelter, che fu la prima volta che suonammo, io cantavo e tu suonavi insieme, ecco, me lo ricordavo. Quindi oggi cade anche questa ricorrenza. Questo video invece, Figlia di Terra, chiedo scusa, la qualità è una qualità da ripresa da videocamerina, ma faceva parte di uno spettacolo dal vivo in cui la Giulia fece cose veramente molto belle. E invece il video di prima, di Preludio Underground, è volutamente costruito in casa e volutamente pazzoide. Nel frattempo, scusate l'ennesima parentesi, Alessandro oggi non sta tanto bene per la stanchezza, il periodo di Covid bisogna sempre specificare che non è niente che riguardi quello, si è assentato un attimo, tornerà quanto prima. Prego. Lascio la parola ai miei illustri colleghi e colleghe. Passiamo al secondo capitoletto o paragrafo, ho diviso un po' questo percorso in tappe. Ecco, visto che è un percorso, la seconda tappa riguarda la follia. Abbiamo parlato già abbondantemente dell'elogio della follia di Erasmo e aggiungiamo ancora qualcosa. Lui dice che senza una buona dose o una piccola dose di follia non è possibile nessuna forma di piacere. Quindi la razionalità, il percorso segnato, se non c'è qualche fuga, non consente di provare il piacere. E anche Dio, aggiunge Erasmo, nella sua immensa saggezza, non può essere che a modo suo anche un po' folle. Altrimenti probabilmente, se non fosse folle, non avrebbe creato. E allo stesso modo c'è un po' questa duplice visione di chi è il filosofo, cioè lo scienziato, il pensatore, l'intellettuale, qualcuno completamente razionale o qualcuno che ha dentro di sé un po' di follia. La follia in effetti ha una sua utilità. Se uno è leggermente folle o anche completamente folle, riesce a vedere cose che chi segue la via segnata e diretta non riesce assolutamente a cogliere. Quindi la conoscenza della verità, mettiamola con la V maiuscola, non può essere raggiunta se non attraverso qualche deviazione che passa attraverso la follia. Un altro pensatore che sto riscoprendo in questo periodo e trovo veramente forte è Pascal, che era un devoto, lì viveva nel monastero, da laico, lì in questa comunità insieme alla sorella, Porta Royale, eccetera, eccetera. Però nonostante fosse un devoto, questa sua devozione se la giocava in modo assolutamente pazzerello. Infatti nei suoi pensieri dice alcune cose molto interessanti. Ad esempio, gli uomini sono per forza di cose folli, perché se uno non fosse folle sarebbe un altro tipo di follia. Cioè, quindi un'assoluta razionalità non è altro che un'estremizzazione di una pazzia. Cioè, certo, noi conosciamo anche dall'esperienza quotidiana che le persone estremamente razionali, puntuali, metodiche, che non si muovono mai dal sentiero tracciato, solitamente sono considerate un po' pazze, mentre quando abbiamo qualche fuga strana ci veniamo considerati normali. Quindi forse l'essere estremamente metodico è forse più pazzo che fuggire qua e là ogni tanto. E c'è un'altra bella frase di Pascal, che è quella che dice: farsi beffe della filosofia è filosofare veramente. Quindi non c'è filosofia se non si gioca un po', se non si scherza un po'. L'altro filosofo di cui voglio parlare molto brevemente è Nietzsche,
che nell'opera La Gaia Scienza fa entrare in scena un personaggio che è quello dell'uomo folle, che è quello che, come quello il personaggio che abbiamo lo scapigliato di prima, la diceva Cristo è morto, invece il personaggio di Nietzsche, l'uomo folle, dice Dio è morto, arriva nella piazza e davanti a tutti dice Dio è morto. Che cos'è? E poi dice noi abbiamo ucciso Dio, in che senso? La frase è enigmatica, ma è abbastanza chiaro che Nietzsche si fa riferimento al fatto che Dio è quella componente dell'irrazionale che la razionalità umana, la razionalità filosofica, lui chiama il socratismo, anche se poi Socrate in realtà era abbastanza pazzo, anche comunque. Il socratismo ha ucciso la componente di follia, quella che lui chiama il Dionisia, dove il dio Dioniso, il dio dell'ebbrezza, della follia, viene contrapposto ad Apollo, il dio delle muse, della perfezione delle arti. Quindi ci sono questi, secondo Nietzsche, questi due principi, il dionisiaco e l'apollineo, che convivono, e questa convivenza consente sia l'esistenza della realtà sia l'interpretazione attraverso il teatro e così via. E anche la filosofia. Quando l'Apollinio prende il sopravvento e sparisce il dionisiaco, quindi le passioni, ecco che assistiamo alla morte di Dio. E questo uomo folle di Nietzsche è un folle in realtà molto saggio che si rende conto che uccidere la componente passionale e più folle appunto della realtà uccide la divina, cioè ciò che di divino c'è nell'esistenza. Con questo finisco la seconda tappa e passo la parola a voi. Mi piacerebbe sentire anche la nostra cara Giulia, che abbiamo appunto visto anche prima. Cara Giulia, quanto, scusa la domanda che ti lancio così da queste bellissime cose sentite da Peroni, quanto è dionisiaco tutto quello che tu fai? Cioè, nel senso, non lo so, vuoi dire qualche cosa? Ci piacerebbe sentire, oppure se Dan ha voglia di introdurre la Giulia, perché mi piacerebbe accompagnare Giulia in modo bello a dire qualcosa in questo momento. Allora, io faccio da ponte fra Nietzsche Peroni e Giulia Sirpoli. Nietzsche Peroni e Giulia, giusto. Ricordando che Nietzsche ha parlato di maschere e c'è stato Vattimo, Gianni Vattimo, filosofo italiano, che negli anni 70 scrisse Il soggetto alla maschera, quindi un'interpretazione degli scritti di Nietzsche, per certi versi anche rivoluzionaria. E ci parla Vattimo del concetto di smascheramento all'interno dell'opera nietzschiana e del concetto di maschera che, secondo Nietzsche, diventa buona nell'arte perché l'arte è la maschera consapevole di essere maschera. Quindi è l'unica maschera che in realtà si prende sul serio non prendendosi sul serio. E per questo ha dignità superiore rispetto a quella che ha, per esempio, la teologia e la metafisica. Quindi la nostra arte, la tua arte, che è anche quella di produrre maschere, è la maschera consapevole di se stessa. E tu la incarni in quel video. Nel video, cioè, lì sei la menade, la baccante dionisiaca insieme a Donatella. L'ho fatto troppo lungo questo ponte, forse sta diventando un po' tibetano, però ti lancio questa palla. L'arte, la maschera, il mascheramento, la follia che sa di essere follia, sa di essere gioco e proprio per questo riesce a tirar fuori una verità. Guarda, io ti dico una cosa. La maschera come oggetto è una privazione, perché io mi metto una maschera e tu non mi vedi più, oppure vedi una parte del mio viso, magari vedi gli occhi, vedi la bocca. La maschera toglie sempre qualcosa, e oltretutto io, indossando una maschera, non devo minimamente sforzarmi di fare nulla, di essere altro, fa tutto lei, io mi nascondo. Quindi questo cosa significa?
che sostanzialmente la parte razionale del contatto visivo, ma non solo quello, perché poi indossare una maschera ci porta anche verso altre strade a livello psicologico, sparisce la percezione che hai della persona. E già questo mi mette un attimino in crisi non vedere più che ho davanti, ti mette in crisi non vedermi. Di contro io, sapendo di non essere vista con la maschera, posso fare quello che voglio, posso diventare qualcos'altro, posso uscire assolutamente dai miei schemi. Mi viene in mente il Carnevale di Venezia originario, perché i nobili si mettevano le loro belle maschere, come quella che è lì, e andavano a fare gli affaracci loro in giro, felici e contenti, mai riconosciuti. Quindi questa qui, secondo me, è proprio un'espressione di questo dionisiaco. Eccolo lì, ma che bello. Quelle maschere lì, originale. Le maschere lì erano meravigliose invenzioni per chi voleva imboscarsi, perché avevano lo spazio per bere, per ubriacarsi, per fare tutto quello che si voleva. E nessuno vedeva nulla. Quindi la maschera ci aiuta in questa trasformazione, secondo me. Dall'Apollineo a dionisiaco, ci aiuta in questo passaggio. È importante. Oltretutto, se proprio vogliamo dire noi, persone normali, tutti i giorni possiamo mettere una maschera che non è solo la nostra maschera, io voglio sembrare così. Pensiamo al make-up, al trucco. Perché le donne si truccano? Perché vogliono cambiare qualcosa della loro persona, della loro faccia, di quello che appaiono agli altri. In questo modo si ha più sicurezza, si pensa di essere più piacenti magari. Lo stesso vale per gli uomini quando si fanno la barba. È una scelta di cambiare qualcosa del proprio aspetto per apparire in un certo modo. Un uomo si fa due bei baffoni a manubrio grandi così, chiaramente mi appare in un modo. Uno si rasa tutto, sembra più giovane, sembra, cioè è una cosa molto personale. Dipende uno come si percepisce, ovviamente come percepisce se stesso. Poi siamo aiutati dalle mode, perché la moda mi dice che per essere piacente al 90% degli uomini mi devo truccare così e cos'è, devo fare questo e quello. Quella è un'altra cosa, sempre una trasformazione della società che ti detta delle leggi. E qua è un Apollineo che spinge, un Apollineo, devo apparire al meglio possibile, ma è legato sempre a dionisiaco, perché io ho questo desiderio di piacere, essere, apparire. Che viene dalla pancia, certo. Quindi secondo me è proprio un binomio scindibile. Cioè alla fine è così, una spinta reciproca di questi due mondi. Una curiosità mia, Giulia, sì. Tu che sei attenta osservatrice e hai a che fare con maschere, producendole e disegnandole. Come hai vissuto questa fase, ancora in atto, anche se in parte, del mascheramento sanitario, chiamiamolo così, quello per la maschera, la mascherina o le varie mascherine anti-Covid che abbiamo portato per così tanto tempo. Siamo stati tutti mascherati e non era mai successo, penso, nella storia dell'umanità che tutto il mondo usciva di casa mascherato, con il viso coperto. Allora, personalmente a me dà un po' fastidio mettere la mascherina, se devo metterla la metto. Poi ti dico, non ti devi truccare, cioè io non sono una che si trucca necessariamente, però sento opinioni, cosa dicono, ho saputo che i rossetti non sono andati ovviamente a livello di vendite. Cioè, una mia amica che mi fa, c'ho i baffi, ma tanto non mi vede nessuno. Quindi alla fine c'è i suoi pro e i suoi contro. Uno da un lato dice che non è che mi metto la maschera, così non mi devo sistemare, non mi devo fare la barba, non devo fare, mi metto la maschera, non mi vede nessuno. Dall'altro la maschera, come tutte le maschere, è un impedimento, è una cosa che mi obbliga a muovermi in un certo modo. Io per esempio non ho un campo visivo completo con la maschera, inciampo, io ho la maschera, mi dà fastidio, ogni tanto
tiro le pedate ai sassi, mi faccio male, non so voi, io sono particolarmente imbranata. Faccio... Per non parlare, Giulia, di chi porta gli occhiali che si appannano con... Esatto, poi quello non ne parliamo, io ho gli occhiali e spesso mi cadono, ormai sti occhiali sono raschiati, sono da rifare sti occhiali, fuori cadermi perché non mi stanno su, con la maschera, insomma. Poi chiaramente la maschera serve, la metti, per motivi sanitari ovviamente, però è come le maschere vere e proprie, perché la maschera vera e propria, oltre che essere un simbolo, una trasformazione, quello che vuoi, è un oggetto ingombrante che bisogna sapere utilizzare, perché la maschera dipende come è fatta chiaramente, ma se io ho una maschera che ha solo gli occhi, io ho solo gli occhi della maschera, ragazzi, il campo visivo è completamente chiuso, io devo stare attenta dove vado, non è che posso fare tutto quello che mi viene in mente con questa maschera. Idem con altri tipi di oggetti, bisogna fare molta attenzione. Quindi comunque mi dà una privazione anche fisica. Cioè non è solo la privazione dell'altro che non vede la mia faccia, la privazione è anche per me, che indosso un oggetto che mi condiziona nei movimenti. Quindi devo pensare molto bene a cosa fare, perché da un lato magari mi lancio a interpretare un personaggio che poi, parentesi, chi mette le maschere per lavoro, il mio consiglio è di guardarsi sempre allo specchio con le maschere, perché aiuta, cioè uno si identifica con che costume, ovviamente, cioè la maschera proprio ti copre la faccia, ti... Poi la maschera, scusa Giulia se non ti voglio interrompere, ma che poi la maschera è anche il trucco, cioè nel senso, la maschera può essere la maschera, quindi l'oggetto, come abbiamo visto prima da Dan, ma anche il trucco teatrale è una maschera essa stessa, no? Sì, altro che. Ma anche davvero qualunque tipo di trucco è una maschera, perché molte persone non escono di casa se non sono truccate. Sì, ma qualsiasi tipo di trucco è una maschera, ma io poi non voglio rubare tempo a Peroni, che sicuramente ha ancora molte cose da dire, non voglio scavalcare Giulia, che stava dicendo cose interessantissime. Però volevo dire una cosina anch'io. In realtà noi indossiamo, io nel mio... Dialoghi, siamo in dialoghi sperimentali, no? Ecco, io nel mio lavoro, sia di sperimentazione che anche di ricerca teatrale, e via, anche non necessariamente sperimentale, una cosa ho constatato, che noi indossiamo continuamente maschere, per cui voglio dire, non è la maschera, poi adesso magari ci viene in mente subito, no, la maschera oggetto, la maschera trucco, eccetera, ma è un continuo gioco di maschere. Io avevo creato proprio anche un seminario per persone che non erano interessate al teatro, che si chiamava gioco di maschere, proprio perché è un continuo, no? Lo diceva bene anche Pirandello, e ogni giorno, insomma, tiriamo fuori una maschera dal nostro armadio, quindi può essere sia una maschera fisica che un trucco, che anche una maschera metaforica, ovvero un'identità che noi indossiamo in quel momento. Proprio per questo, e concludo il mio intervento, secondo me la netta differenza tra la maschera che uno sceglie di indossare e a cui in qualche modo deve rispondere, perché ti assumi la responsabilità di quello che stai indossando, pur essendo svincolato da determinati obblighi nei confronti di te stesso, ma è quella maschera che ti condiziona, è l'esatto contrario rispetto all'imposizione di una mascherina sanitaria uguale per tutti. Quindi quello è quasi uno smascheramento, perché uniforma tutti quanti con la stessa, volenti o nolenti, con lo stesso tipo di copertura facciale. Wow. Quindi creando lo stesso limite a chi la indossa e a chi si trova a dover fronteggiare una persona mascherata, che a sua volta ha una mascherina. Quindi secondo me la mascherina per tutti è il ribaltamento del discorso che possiamo fare sulla maschera, fisica o metaforica che sia. E qui apriremmo, si aprono 3.000 porte per... Ma io lo sapevo che questa serata avrebbe... E no, perché io stessa adesso non sto parlando poco perché voglio lasciare spazio a Peroni, ma io mi sono già presa punti per altre 10 puntate, perché c'ho da dire tutta la serie di cose. Ma io sono, direi, discorsi lunghi, caro. Ridare la parola al nostro maestro Peroni e poi torniamo a chiacchierare. Il prossimo giro magari sentiamo anche Alessandro, che è entrato in una luce rossa bellissima, tra l'altro. Vai Peroni. Terza tappa del percorso, il mostro. Che bello! Okay. L'uomo folle di Nietzsche, quello di cui parlavamo prima, quando poi va in mezzo agli altri, soprattutto va in chiesa annunciando la morte di Dio, viene cacciato via come se fosse un mostro. Che cos'è il mostro?
Mostro è qualcosa che è anormale, qualcosa di totalmente inaccettabile. Nel latino monstrum è qualcosa che va oltre la normalità, qualcosa di anormale. Non ha necessariamente un giudizio, in questa parola non c'è necessariamente un Cosa giudizio che di valore. desta meraviglia. Esatto, qualcosa che desta meraviglia, non c'è un giudizio di lavoro, di valore, ma poi invece questa parola assume il significato di qualcosa di brutto, di malvagio, è qualcosa che deve essere evitato. E così il folle, l'uomo folle di cui parlavamo prima, diventa qualcuno che deve essere cacciato perché è in realtà un mostro. Ecco, appare lì Frankenstein, invece la creatura di Frankenstein, che è di quello di cui stavo appunto andando a parlare, che è il più celebre delle creature mostruose. La creatura di Frankenstein fa parte, o Frankenstein, perché chiaramente va detto con accento tedesco, è personaggio di un romanzo di Mary Shelley, la moglie del poeta. E come mostro, se uno legge il libro o anche nelle versioni più cinematografiche, più recenti, si comprende che il mostro ha in realtà le sue ragioni, perché un mostro, tutto sommato, parla, dice la sua, ha delle richieste nei confronti del suo creatore. Io ho notato, c'è una cosa da dire, Mary Shelley era figlia di una scrittrice, di un'autrice, di una filosofa, diciamo chiaramente, cioè Mary Wollstonecraft, che è l'iniziatrice del pensiero femminile o volendo anche femminista. Non è un caso che il mostro sia stato creato dalla figlia di una femminista, perché il mostro per molti secoli, quasi millenni, in realtà è stata la donna. Già Aristotele aveva cominciato a considerare la donna come qualcosa di mostruoso. E allora forse quando Mary Shelley parla del mostro maschile, della creatura, del dottor Frankenstein, sta pensando a quella mostruosità che era stata vista e attribuita per molto tempo alle donne. Infatti se ne parla, la donna si trucca, bla bla bla. Perché? Perché fondamentalmente è un mostro. Questo è un retaggio e per molti, molti secoli e per certi versi anche tuttora non è andato del tutto perso. Già comincia in senso positivo nelle Baccanti di Euripide a cogliere questa stranezza, questa anormalità, questa mostruosità della donna e continua poi nella storia, ritorna in vari modi. E quindi, secondo questa mia interpretazione, magari un po' spinta, ma non credo neanche tanto, è forse proprio per questo che l'autrice della racconto di Frankenstein riconosca pienamente le ragioni del mostro. Alla fine poi il mostro ci piace, quando noi vediamo al cinema, leggiamo del mostro, c'è qualcosa che ci affascina. Perché poi anche quando cerchiamo di capire le ragioni del mostro, cerchiamo anche di capire qualche cosa di noi, anche forse di esorcizzare catarticamente la parte mostruosa che è in noi. Per cui mostri ce ne sono di vari tipi. Capiamo questi mostri. Ma Cedo la regia a Donatello. a me viene, guarda, qui apri, ma qui devo scrivere, mi verrebbe da scrivere 10 pagine di appunti. Io da ragazzina scrissi una cosa incompiuta che rimase lì da adolescente, una sorta di romanzo che si intitolava Dalla parte dei mostri. Mi hai fatto ricordare sta cosa, ma l'ho scritta a 15-16 anni, in cui ribaltavo il mondo delle fiabe. Perché da buona gota quale io fui, mi stava sulle palle che la principessa buona era sempre bionda, carinella, cioè uno stereotipo, il principe, idem stereotipo. Il cattivo o era bello, ma poi diventava brutto perché si rivelava ovviamente. E io ribaltavo tutte queste immagini. Io direi che però, caro Peroni, mi farebbe piacere fare ora ascoltare un brano che la riguarda, che ci riguarda. Ovvero da Sarabande de Ténèbres, Killer Moon. Vuoi spiegare però la storia di Killer Moon? La vuoi raccontare tu? Perché tutto in inglese magari non si coglie.
è un personaggio normalissimo, quello che parla, il narratore di questa vicenda, che però una volta al mese ha la sua carnevale, si trasforma in un mostro che meravigliosamente interpretato da grugniti e ululati della nostra Donatella, va fuori e ammazza la gente. Questo ovviamente non è assolutamente bello, non imitatelo soprattutto, è bello essere mostri, ma non fate del male agli altri. Comunque, dal punto di vista letterario, il mostro spesso è questa cosa qua e noi con bonarietà cerchiamo di capire le sue ragioni anche attraverso la musica e la splendida interpretazione di Donatella che fa veramente ridere, cioè, la sua interpretazione del Lanci un mondo. amo che non posso non cogliere, che è il fatto che facendo teatro, facendo musica, creando in modo artistico, noi possiamo diventare qualsivoglia mostro senza fare del male a nessuno, lasciando vivere, diciamo, tutte le parti di noi in un ambiente tutto sommato protetto e tutelato, perché È dentro di controllato, noi è certo. controllato. E qui, e se, e in modo, secondo me, anche terapeutico, perché evitiamo tante volte che certe cose sfocino in nevrosi pesanti proprio perché le lasciamo vivere nell'ambito del giuoco e di un giuoco innocuo. Già che ci sono, però, visto che la tranche audio la farei adesso, aggiungo anche un brano di Ordalia, ovvero del nostro caro Dan, che è riepilogo in una versione diversa da quella da me cantata. Ed è una versione che abbiamo già sentito solo in parte in una sigla e la mettiamo attaccata subito dopo a Killer Moon. Non c'entra tanto con i mostri, però siamo sempre nei nostri ambiti sperimentali. O magari Dan troverà anche il modo di trovare un gancio dopo l'ascolto, ecco, a questo bellissimo argomento. Quindi Killer Moon, Sarabande de Tenebre e riepilogo di Ordalia. Vi prego, se non si sente, cari colleghi, fatemelo notare. Vado. Invisible, submersive, a shadow in the crowd. The 28th night, something happens at last. Full moon again, the beast reborn is free. Killer moon today. Killer moon today comes too late. Full moon eventually, a shadow on the wall. It's me, it's that, walking behind. Killer moon today comes too late. Killer moon.
Ascoltato questi stile pezzi, faccio un po' la DJ anni 80, ed ora abbiamo ascoltato Sara Band de Tenebre e Ordalia. Allora, intanto volevo dire bellissimi brani, volevo citare un attimo Alessandro, che se no lo vedete lì come una bella statuina e non si capisce bene che cos'ha. Alessandro, prenditi la voce un attimo. Alessandro stasera è di una stanchezza mortale, quindi è con noi in spirito, però non tanto col corpo. Sono molto evanescente stasera. Sei molto psichedelico, continui a cambiare colore dal blu al rosso, all'arancio, al bordeaux, insomma. Allora, Dan, vuoi dire qualcosa di questi due brani che abbiamo messo così al volo? Sì, voglio confessarvi un attimo di sconforto dopo aver sentito il mio brano, perché... Abbiamo citato Mary Shelley, Erasmo da Rotterdam. Allora, Erasmo ha scritto Elogio della follia in una settimana. Mary Shelley ha scritto Frankenstein in una notte. Sì, è bellissimo. Io ci ho messo un mese per fare sta cazzata e ancora non sono così convinto del risultato. No, a parte gli scherzi. Sì, il confronto con i mostri sacri dell'arte, letteratura o della musica che sia non andrebbe mai fatto, quindi manteniamo le distanze. Belli entrambi i brani. Sì, no, molto, molto. Tra l'altro, molto, riepilogo, molto. Adesso ci scherzi sopra, ma sul riepilogo noi abbiamo fatto un lavoro assieme. E inviterò la e ripeto che io e Giulia faremo presto un brano con Ordalia. Durante l'estate lo faremo.
E poi io auspico che faremo anche presto un brano col maestro Peroni, perché la Giulia a suo tempo doveva già entrare in Sarabande de Tenebre, ma in futuro dobbiamo assolutamente fare qualcosa col maestro Peroni. Lo dico qui pubblicamente, lancio la sfida come un sasso e ridò la parola a Alessandro Peroni, ovviamente. Penultima tappa del percorso, il freak. In realtà freak in inglese vuol dire semplicemente mostro, ma poi col passare del tempo il termine ha assunto un significato un po' più diverso, un po' più complesso. Innanzitutto non possiamo non citare a questo punto il bellissimo film degli anni 30, si intitola Freaks di Todd Browning, che era stato poi regista di diversi film maledetti, tra l'altro il primo Dracula con Bela Lugosi, altro mostro che a noi piace moltissimo. La particolarità di Freaks è che mette in scena una serie di strani personaggi che sono i cosiddetti fenomeni da baraccone, cioè quelli da circo. Infatti lui va, il regista andò in un circo e scritturò questi strani individui in forme molto strane, così via, ma che erano buffi, perché poi andavano in scena, suscitavano l'ilarità, perché erano uomini, esseri umani di forma strana, la realtà del pubblico, ma in realtà poi li fa vedere di tutti, che sono persone molto molto dignitose e vengono costantemente richiamati alla loro dignità di essere umani. Quindi monstrum, ma fino a un certo punto, perché a un certo punto poi questi si arricchiscono, questa comunità si arricchisce, e allora saltano fuori degli esseri umani, eccolo lì bellissimo, l'immagine, esseri umani molto belli, lì c'è anche il regista, il domatore, la trapettista e così via, che seducono il nanetto per rubare i soldi a questa comunità di freaks. Allora a questo punto la domanda naturale che ci si pone, ma chi è il mostro? Questi individui, fenomeni da baraccone, che sono i mostri, quelli molto belli che cercano di fregarli. Vi rimando poi alla visione del film, per chi non l'ha visto, perché è veramente bellissimo, poi con un finale tanto agghiacciante quanto soddisfacente per chi sta dalla parte del freak. Guardate assolutamente freak. E non dimenticatevi mai che è stato fatto negli anni 30. È quasi sconvolgente vederlo oggi e pensare quando uscì. Piccolo aneddoto, Todd Browning non era il suo nome vero, scelse di chiamarsi Todd o Toad, che in tedesco significa morte, attenzione. Allora, il termine freak poi dagli anni 60 in poi assunse un significato diverso, perché Frank Zappa, così, personaggio strano al di fuori dalle norme, a un certo punto gli disse il produttore: stai facendo della musica bellissima, diamo tempo illimitato, soldi finché vuoi, fa un disco. Quindi produsse un disco doppio, cosa che facciamo nel 1966, credo una cosa più unica che rara, quindi un doppio LP intitolato Freak Out, che vuol dire andare fuori di testa. E questo è un capolavoro per chi ama Frank Zappa, è un disco del tutto incomprensibile per chi non lo ama, in ogni caso una pietra miliare, ed è poi anche uno dei dischi che ispirò i Beatles quando fecero insieme a Pet Sound dei Beast Boys, uno dei dischi che ispirarono i Beatles quando fecero il famoso Sgt. Pepper, quindi qualcosa di completamente folle al di là di quella che era la canzone popolare dell'epoca. Quindi Freak diventa dalla fine degli anni 60 in poi il termine con cui vengono indicati, in Italia si usa l'espressione meravigliosa, i fricchettoni, i tipi fuori dalla norma, quindi capelloni, quelli che si vestono in modo strano. Fino poi nel 67 ci fu l'esplosione del fenomeno hippie, e gli hippie si presentavano loro stessi come appunto come dei freaks,
cioè degli individui che erano al di là della normalità, che combattevano in modo del tutto pacifico attraverso gli atteggiamenti, l'abbigliamento e così via, le convenzioni sociali. Quindi ecco che si passò dalle giacche, dalle cravattine o comunque un abbigliamento che anche giovanile, anche un po' particolare, a qualcosa di completamente sballato, che era l'abbigliamento dei cosiddetti figli dei fiori, come vennero chiamati all'epoca in Italia, perché hippie era un po' difficile da pronunciare. Quindi camicie floreali, pantaloni e così via, fino addirittura, perché no, alla nudità, che veniva buttata in faccia alla borghesia per dimostrare che noi siamo diversi, nel senso che mettiamo davanti la cosa più naturale che esista, cioè la nudità. Qual è l'abbigliamento naturale di un uomo? La nudità. Ve lo mettiamo davanti e voi vi scandalizzate di fronte alla cosa più normale. Quindi questa era la provocazione degli hippies, dei freak, diciamo così, mettere ciò che è naturale come giocandosi come qualcosa di scandaloso. E anche se sono passati 50-60 anni, poi siamo ancora un po' allo stesso punto di allora. Cedo la parola a Donatella che avrà una proposta musicale. Ecco, No, sorrido perché siamo. penso alla nudità, no? Alle cose che anche i figli dei fiori, gli hippie, sbattevano in faccia alla morale borghese. Ne parlava anche Erasmo della nudità, dicendo che è una parte di noi talmente ridicola che non si può nemmeno nominare senza ridere, eppure noi nasciamo da lì. Attenzione, è talmente folle e ridicola quella parte, chiamiamola nudità, natura, zona genitale, eccetera, eccetera, da farci ridere anche solo nel pensarla, eppure genera la vita. Noi nasciamo da lì. Attenzione, siamo tutti ridicoli. Che bello, che bella questa cosa. Ma a questo punto, scusa, io non posso, caro Peroni, che chiederti se non è il buon momento per tirare fuori questo estratto dal, cos'è, aiutami a non sbagliare, il Festival Hippie di Paderno Dugnano del 1967, dico bene? Esattamente, esattamente. Ecco. Fu il primo festival proprio durante la Summer of Love, quindi la diffusione degli hippie a San Francisco. I giornali in Italia parlavano tanto del fenomeno hippie e così via. Quindi nell'estate 67 a Paderno Dugnano si fece il primo festival hippie, dove diversi gruppi ispirati a questa ideologia nuovissima, in realtà nessuno capiva bene che cosa fosse, però le notizie arrivavano e così via, tentavano i gruppi italiani di buttarla sulla contestazione hippie. Siamo l'anno prima del 68, quindi non c'era ancora l'idea di contestazione, ma c'era quell'idea di qualche cosa di nuovo, di stravolgente che stava arrivando. Ecco, e qui abbiamo questo estratto da appunto, era il gruppo che ha vinto il festival, no? Che poi tu mi facevi notare che ai tempi il festival non era competitivo, cioè la cultura hippie non è una cultura competitiva, però in No, Italia ancora diciamo, questa cosa non si c'era. diceva, ma sì, hanno vinto loro, così, però poi non è una cosa. Poi, Ci cioè, sono Donatella Donati, New Freaks, e con i nuovi freaks, nuovi, i scusa, nuovi freaks. con tra l'altro alcuni ospiti che poi citeremo, ma il più importante che fa duetto con Donatella Donati è il famoso Ale Magister, che non mi Ale metto. Magista, che è anche l'autore della canzone, che era un anziano di una certa attempato arrangiatore, che però aveva colto questa nuova ondata. E questo Ale Magista, chiaramente un nome d'arte, scrisse testo e musica in 448, suona anche gli strumenti, poi suonano tutti, chiaramente la registrazione dal vivo è suonata un po' così, perché chiaramente comunque niente, Ci sono c'è anche questa questi. Donatella Donati che appare poi sulla copertina di 45 giri, che però ha questa giacca guru che poi è tipica un po' prima dell'epoca, però evidentemente avevano a disposizione quella. Quella. Dunque c'è anche una raccolta che abbiamo trovato, pubblicata dalla Bluebell Record, che è l'antologia del Festival della canzone hippie di Paderno Dugnano del Comunque 68. vedrete adesso è un audio, però
c'è il video è fatto di due foto, una è la copertina dei 45 giri e uno è appunto questo. L'antologia, perché anche questo termine un po' desueto, ma all'epoca è così, insomma, si diceva Dopo all'inizio. citiamo anche gli altri ospiti nei cori, perché qua, Certo. però prima io direi andiamo ad ascoltare e a vedere. Allora. Che il pezzo si intitola Corri nudo per la città, sottotitolo Ippi Ippi. Aspettate che devo fare la condivisione base, eccola qua. Ok, dovrebbe essere tutto giusto. Buon ascolto, buona visione. Se non parte Dan, mi raccomando, fai sbracciate. Yes, if you roll a two and a two round.
fantastico per la città, è qualcosa di eccezionale. Da Paderno Dugnano a San Francisco, attenzione, è l'inserimento più folle di tutti i dialoghi sperimentali, questa. Assolutamente, ha vinto. E poi devo citare, prima che Peroni dica, la frase famosa da Paderno Dugnano a Santo Francisco, che è l'altra voce femminile che dice solo quello, non sono io, ma è tale Vittoria Medici del Vascello, un personaggio noto dell'epoca. E poi abbiamo, non vi sarete accorti forse, ma c'era Gianni Bonetti che faceva i cori più alleluia, era Gianni Bonetti, e Alessandro Conedera, che nel 67 anche lui già c'era e già cantava, che fa alleluia nella voce bassa alla Born to be Alive, giustamente. Ma la cantante come si chiamava, Donatella? Donati. Come stile anticipava i tempi, già era proiettata verso gli 80s a livello di look, dalla sì, un po' d'archino, ma sì, la giacca guru ci sta, diciamo. ci sta, bravi. Invece, ma solo perché ai tempi era già andata in Sardegna in vacanza, ci doveva essere anche la Divina Iulia, ma ce la mettiamo dentro anche la Divina Iulia, il cori nudo per la città, perché infatti... E c'è già un inserimento abbastanza altrettanto folle che per lei. Non anticipiamo. È bellissimo, poi avete, non so se avete letto il nome, le angurie psichedeliche, cioè tutti gli altri, le altre band che si sono esibite. Il sitar vegetariano. Sitar di verdure. Di verdure, ecco, vegetariano ancora. È un ma io però vorrei, in realtà vorrei sentire la canzone di Gaetano. Gaetano. Sì, che adesso è una specie di Donovan Nostrano. I preti dell'Apocalisse, mi sembra, c'erano anche. Quelli li voglio ascoltare. Io quelli li voglio ascoltare. I preti dell'Apocalisse. Io adesso non so se riesco, non so come fare, perché non vorrei sbagliare. Cazzo, già avevo la foto. Praticamente io Gaetano ce l'avrei già pronto, anche una foto di Gaetano col TH insieme a Gianni Bonetti, c'è già una foto pronta. Comunque grandissimo ovviamente Peroni, perché questa è veramente una cosa meravigliosa. Sì, divertentissima, bravi. Ok, bellissima. Ok, maestro Peroni, vada pure avanti, anche se questo... Allora, andiamo all'ultima, torniamo seri, si fa per dire, perché chiaramente qui parliamo seriamente di cose tutt'altro che serie. Arriviamo all'ultima tappa del nostro percorso, che si intitola Il Trickster, cioè quello che fa gli scherzi. Questo magari non c'entra tanto con tutto il resto, ma invece secondo me c'entra, quindi c'entra perché io decido che c'entra. Il trickster è una figura antica, è stata identificata scientificamente da un antropologo che si chiama Paul Radin nel 1956, che aveva notato questa figura strana che faceva parte della cultura degli indiani Winnebago. Questo si vestiva da coyote e durante un certo periodo dell'anno, che potrebbe corrispondere al carnevale, arrivava questo personaggio e cominciava a prendere in giro tutti quanti, prendeva in giro il capo della tribù, prendeva in giro lo stregone e così. Quindi c'è anche un oggi rovesciamento. Molti si vestono da coyote. Da coyote, vuol dire che è comunque un animale totemico. Quindi... Paul Radin poi sottopose questa cosa a Carl Jung, lo psicanalista, e questo scrisse un saggetto breve, si intitolava Le Fripons de Vin, un mito indien, cioè un briccone di vino, un mito indiano. E quindi aveva identificato nella sua teoria degli archetipi, cioè delle figure che sono comuni a tutte le culture umane, anche questa figura archetipica, che è quella del tipo del briccone, cioè quello che fa gli scherzi. È presente in realtà in tutte le mitologie, anche in tutte le letterature. Adesso poi farò quella cosa che di solito non si fa per far capire il concetto, farò una sfilza di esempi, poi lascerò anche a voi tirare fuori i vostri per capirci meglio. L'imbroglione poi di solito chi cos'è? È quello che arriva lì e prende in giro, ma no, non è un personaggio cattivo,
combina degli scherzi, spesso prendendo in giro i ricchi, i potenti, i perbenisti. Quindi il suo scopo non è tanto arricchirsi alle spalle degli altri, di solito non si arricchisce, però è piuttosto quello di mettere in ridicolo il potere costituito, cioè i ricchi e i potenti. Di solito in molte culture il briccone assume un aspetto di un animale, e in Europa è molto diffuso il briccone sotto forma di volpe. Nei paesi nordici abbiamo il lupo, il coyote, appunto nelle culture nativoamericane. La volpe la si trova ad esempio già nelle favole antiche, quelle di Esopo, quelle di Fedro. Quindi la volpe può essere quella che tira gli scherzi, anche la volpe è l'uva che si inventa qualcosa quando non può ottenerla, diventa anche un personaggio delle favole, Renard, che è appunto di un ciclo di favole. Renard in francese vuol dire la volpe. Poi anche un altro grande briccone che si prende gioco dei ricchi potenti è Zorro, che ben conosciamo. Zorro in spagnolo vuol dire appunto volpe, anche se questo si veste di nero, non ha il codone, però Zorro comunque in spagnolo, dato che agisce nella California ai tempi degli spagnoli, Zorro è la volpe e quindi è colui che tira gli scherzi al potere. Ah, non dimentichiamo poi Robin Hood nel cartone animato di Walt Disney, che cos'è? Chiaramente una volpe, perché anche il personaggio di Robin Hood è un archetipo di un personaggio che gioca scherzi ai potenti e poi anche quello che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Quindi queste sono attività che sono tipiche del trickster, questo personaggio. Nella mitologia greca-romana abbiamo Hermes, il dio Hermes o Mercurio. Nella mitologia nordica invece il briccone, quello che tira gli scherzi un po' a tutti e fa muovere tutti i personaggi, è Loki, che poi ovviamente è diventato il personaggio più amato, quantomeno da me, ma credo da tanti altri, per quelli che seguono le serie della Marvel. Chiaramente Loki è più simpatico, anche se è simpatico pure Thor, però Loki è veramente irresistibile. Se passiamo dalla Marvel alla DC Comics, c'è l'altra casa concorrente di fumetti e film e così via, anche lì abbiamo dei trickster, di cui il migliore di tutti chiaramente è il Joker, che poi ha vinto anche l'Oscar, quindi piace tanto il Joker, che è il nemico di Batman, che pure lui non è neanche troppo a posto, troppo normale, neanche Batman. Comunque, la cosa, vi faccio questi esempi perché comunque in letteratura, al di là di essere un archetipo antropologico, il trickster è spesso un personaggio che è fondamentale nei racconti, nella narrazione. Spesso il trickster è il personaggio forte dei racconti, soprattutto dei racconti seriali, perché c'è una simpatia del pubblico verso la maschera del trickster, la maschera del briccone, colui che gioca gli scherzi, che spesso è mascherato, come è mascherato Zorro. E poi anche io cito anche un bel film, secondo me, perché è che è Il Mattatore di Dino Risi. Il protagonista è Vittorio Gassman, che mette in scena tutta una serie di persone, fa queste truffe in cui in realtà poi non truffa dei poveracci, ma fa cadere nella sua rete persone che sono già predisposte a essere truffate, e lui assume tante maschere a seconda del, non so se avete presente il film, assumendo anche cadenze regionali, modo di parlare, movimenti diversi, eccetera. Quindi si maschera come diversi personaggi e ogni personaggio porta a termine una truffa, e questo poi il mattatore divenne anche il suo soprannome, perché era un attore veramente in grado di presentarsi in modo diverso e sempre molto diverso. Altro personaggio, chiaramente Diabolik è un altro trickster, si maschera e fa scherzi un po' a tutti.
Poi altri personaggi, per esempio in Shakespeare, Il sogno di una notte di mezz'estate, quello che muove tutta l'azione è Puck, l'elfo briccone, che giocando degli scherzi di qua e di là provoca scambi di coppie, confusione e così via, ed è proprio lui il motore dell'azione, cioè colui che gioca lo scherzo a tutti quanti. Altri personaggi che ho identificato, chiaramente in Guerre Stellari, che è una grande saga, dove c'è la principessa, quella di cui parlavi tu prima, Donatella, cioè la principessa, l'eroe povero che poi si scopre invece essere nobile, l'imperatore cattivo, il capo delle guardie, poi tutta questa compagnia di cavalieri Jedi, che però cavalieri Jedi sono... tutti dei personaggi sono degli asceti, sessuofobi, noiosi. Alla fine, chi è che ci piace? Han Solo, il trickster. Han Solo, Harrison Ford, è quello che è giocoso, quello che è più moderno, diciamo, più simile a noi, perché è quello che si arrabatta in molti modi ed è al suo fianco, spesso il trickster ha al suo fianco un personaggio strano, che gli è molto devoto, ma che poi è quello in realtà più razionale del trickster, di cui coglie gli eccessi, ma lo segue comunque perché è devoto al trickster, come tutti noi siamo devoti al trickster. Altro trickster che amo molto, e poi quasi la pianto lì, è Dominic Toretto di Fast and Furious, altra serie che amo molto, eppure lui è uno che gioca scherzi a tutto e porta a casa alla fine il risultato. Ma chi è il più grande trickster della storia della letteratura o comunque della storia della cultura umana? Ovviamente il diavolo. E c'è un bellissimo, c'è Lucifero, Satana, il grande trickster, cioè l'ingannatore, il beffardo. Allora cito l'inizio, il prologo in cielo del Faust di Goethe, che è un'opera mastodontica e noiosissima, ma il prologo in cielo Goethe lo scrisse un bel po' di tempo prima del resto tedioso dell'opera, io lo trovo veramente irresistibile. È questo incontro fra Mefistofele e Dio. E Mefistofele dice: ma io sono anche stufo di tentare gli uomini, poveracci, li fanno anche pena, si strisciano per il mondo. E Dio gli dice: no, attento, perché gli uomini io li ho creati, ma tendono a essere terribilmente, a lasciarsi andare, a non essere indolenti, a non desiderare nulla, pensano solo a mangiare, dormire, non sono indolenti, non hanno voglia di. E allora io mando te che sei il tentatore, perché gli dai il pizzico di sale alla vita, con la tentazione, quello che tu che sei il beffardo, che fai tiri mancini, riesci a mettere in movimento l'uomo, a fargli fare cose, gli fai schizzare la superbia, la lussuria, tutti i vari vizi, e in questo modo tu rendi la vita dell'uomo molto più interessante e... così è anche degna di essere vissuta. Quindi in realtà ecco che il diavolo da dove viene e che fondamentalmente ci serve, perché è quello, la tentazione, quella che ci viene mandata da Dio sotto forma di diavolo, la tentazione è quella che serve a farci godere anche di più la vita. Quindi quel pizzico di follia. Ecco, il diavolo è instancabile. E così tutti i trickster, e così anche il carnevale, le maschere, hanno questa caratteristica che mentre l'uomo tende un po' nella sua normalità a diventare indolente e stanco, questi personaggi mascherati invece sono instancabili, agiscono, si reinventano, sono vitalistici, come era D'Annunzio, e non si arrestano mai e continuano a farsi beffe di tutti quanti. Allora, cioè, la maschera, la follia, ecco. Un punto di anormalità che impedisce all'uomo di lasciarsi andare e di inorgoglirsi della propria banalità. E quindi Peroni, anche per... scusa, sì. Peroni, per un attimo, io non so se hanno avuto anche gli altri la stessa percezione. Si è bloccato un attimo, è vero o no? Si è bloccato un attimo, ma negli ultimi 20... bloccato un attimo. Ma negli ultimi 20 secondi, stavi dicendo una cosa. Torna indietro, avvolgi leggermente il nastro perché si è perso.
va bene. Allora, stavo dicendo che appunto tutti i personaggi, questi personaggi come Satana, come il Carnevale, come la Maschera, il Trickster, tutti questi esseri sopra le righe, sono vitalistici, come era vitalistico D'Annunzio, il nostro amico D'Annunzio da cui siamo partiti. Questi non si fermano mai, mentre l'uomo tende appunto a lasciarsi andare, a diventare indolente. Ecco che arrivano queste tentazioni, queste spinte che non solo aiutano a proseguire la vita, a reinventarla, ma te la fanno vedere anche in un modo un po' diverso e quindi anche a sviluppare la conoscenza, la filosofia sotto un altro punto di vista. Quindi a questo punto, in conclusione, possiamo dire che se non ci fosse la normalità finirebbe per risultarci insopportabile e quindi non avere senso. Quindi viva la normalità, viva il carnevale, viva la follia, viva le maschere. E con questo ho concluso, grazie. Che bello! Grazie Peroni. Che meraviglia, io farei un giro di battute da parte di chi vuole. Io la mia battuta ce l'ho e me la tengo però per ultima. Alessandro decide lui se vuol parlare o no. Alessandro, parli o ci ascolti solo? No, Alessandro, ascolto. Giulia o Dan, partite voi, poi io mi metto per ultima prima di ridare la parola a Peroni, perché mi ha suscitato tante cose. Adesso ne dirò due in croce velocissime, ma ovviamente ci ha aperto dei mondi stasera il caro maestro Peroni. Dan, vai tu. Ha aperto dei mondi e l'ha fatto guidandoci in una giostra divertentissima. Non ha avuto il timore, da buon trickster, Peroni. Giusto, Peroni è un trickster. È un trickster perché ha disturbato da Dio a Loki fino al Joker di Batman e ha stuzzicato un po' tutti, noi per primi. Quindi grazie della bellissima carrellata del viaggio che ci ha fatto fare. Sicuramente darà a molti spunti interessanti da approfondire. Assolutamente. Giulia? Poi, personalmente sono tutti argomenti che mi piacciono moltissimo, vanno a toccare il mio lavoro, la mia attività, quindi... La nostra vita, bro. Fantastico. Certo, la vita, però io ti parlo proprio anche a livello personale perché sono sempre con le orecchie tese, no? Quando sento questi discorsi, bellissimi, mi interessano molto. Oltretutto, che dire, aprono appunto tante finestre, discorsi, altri discorsi infiniti, cioè viene voglia di fare altre puntate su questo argomento. Alla fine cosa sono? 2 ore? 2 ore è poco per affrontare questi discorsi, quindi grazie per questa... Incipit. Per questo incipit, grazie, e speriamo di riprendere... Di nuovo questo filo, questo tema. Tra l'altro, a proposito di mostri e di ambientazioni mostruose, il disegno che avete visto prima della palma, che quando io mi sono messa di sfondo la palma ho visto lo sguardo di Dan, che un attimo è saltato, prima della palma ho messo per un attimo un bellissimo disegno di Giulia, dei suoi disegni orrorifici. Tu l'hai riconosciuto, Giulia, no? È un disegno tuo. Quello sai che non l'ho visto? Ma tu sei col computer o col tablet? Io il computer. Invece no. Me l'ero messo e me lo rimetto per dire. Vediamo. Quello che voglio dire. Aspetta, perché ce l'ho da un'altra puntata, proprio io sto sfruttando proprio quello che avevo già lì, a parte quelli che sono andato a prendere stasera. Eccolo qua. Il rogo dei libri hai messo. No, io volevo dire anch'io che sì, assolutamente grazie Peroni, perché ha parlato di argomenti che anche per me, come per tutti noi, sono proprio pane quotidiano nella creazione artistica, che poi è anche la vita di tutti noi. Il mio spettacolo di Aluna, per esempio, dove c'era quell'estratto, era praticamente uno dei vari di Aluna Voce Sacra con Giulia, è dedicato alla follia, io lo faccio proprio sulla follia, il lavoro del sogno, l'onirico, il matto, il trickster, il mostro, ci sguazzo io stessa. Ma poi sapete cosa questa puntata ha solo messo un seme,
Perché poi anche Dan, io so che voleva tirare fuori il matto dei tarocchi, per esempio, io stessa avevo pensato anche ai sistemi simbolici, a tutto quello che richiama i sistemi simbolici questo discorso. Quindi qui si aprono altre 20 puntate di dialoghi sperimentali, in realtà su argomento assolutamente infinito. Ma per restare a stasera io non aggiungerei altro, perché è stato veramente grandioso Peroni. E poi vabbè, corri nudo per la città, ragazzi. Cioè, oh. Fantastico. Una sorpresona, tra l'altro. Corri nudo per la città, stupendo. Ma tutto quello di cui hai parlato, Peroni, è tutto meraviglioso, veramente. È tutto poi davvero pane quotidiano nostro e assolutamente adatto a dialoghi sperimentali che adesso vogliamo fare proprio. L'idea è questa, di fare queste serate a tema. Questa era la prima. La prossima è tra 2 settimane, correggimi Dan, giusto, con Gianni. Non annuncio niente, è un argomento lanciato da Gianni, poi vedrete. Poi faremo la pausa per, non so, 3 settimane, magari non tutto il mese, e poi riprendiamo verso dopo la metà di agosto, verso fine agosto, insomma, riprenderemo con sempre questi temi. Io però qua pubblicamente, caro Peroni, io ti invito a fare un'altra serata tematica di queste, ecco, se avrai voglia, perché le tue serate tematiche sono meravigliose, eh. E così è il mio lavoro istituzionale. Ecco, no, faccio molto volentieri. Ecco, davvero stupendo. Oltre che avrete nuove novità musicali da parte di tutti noi, ecco, da Donatella Donati, Alex Magister, io mi aspetto poi altre, dobbiamo fare altre cose. Io mi aspetto un brano dei Preti, eh. Dei Preti dell'Apocalisse. Preti dell'Apocalisse. Sì, eh. Sì, in realtà bisognerebbe fare tutti quei personaggi, quei gruppi, fare il pezzo per ognuno dei gruppi del festival. Sì. Però poi bisogna andare a Paderno Dugnano a prendere l'ispirazione. O a San Francisco. Esatto, a San Francisco. È la stessa cosa. A Santo Francisco. A Santo Francisco. E volevo solo dire questo, poi basta, che Gianni, quando ha registrato i cori, era da me, ha riso in una maniera, continuava a ridere, non riusciva a smettere di ridere. Quindi questo Corri nudo per la città è anche, diciamo, foriero di buon umore. E Giulia, guarda che la prossima che deve correre nuda per la città sei tu, perché devi entrare dentro, almeno metaforicamente. Bene, io non lo so, Dan, che dici? Siamo a quasi 2 ore, ma 10 minuti meno. Chiudiamo o qualcuno volete ancora aggiungere qualcosa? O Peroni, vuoi ancora dire qualcosa? Volendo abbiamo ancora un attimo di tempo. Racconto soltanto come mi è venuta l'idea per scrivere questo pezzo, perché chiaramente fa riferimento a qualcosa che è molto comune nella cultura dell'epoca, si chiamava streaking, cioè tipo lo streaker, quello che si spogliava e correva appunto per dimostrare la sua libertà e così via. Poi è diventato un po' una goliardata, tanto che adesso quando c'è qualche evento sportivo importante c'è sempre qualcuno che salta in campo e corre. C'è stato anche nella finale degli europei, ma non era completamente nudo, solo parzialmente. È stato bloccato prima che si spogliasse completamente. L'hanno placcato prima. Comunque, questa è un'usata. A Pavia accadde nel lontano 1974, che sulla provincia pavese dell'epoca, sono andato a fare delle ricerche, uno studente di medicina corse per la strada principale, il corso pedonale si chiama Corso Cavour, si fece un bel tratto completamente nudo, venne fotografato. Secondo me era una cosa chiaramente programmata, perché insomma si sapeva chi era, si sapeva chi l'aveva fatto, c'era il fotografo pronto a fotografarlo da dietro, e niente, quindi poi ti ho mandato anche questo articolo. Quindi c'è questo Corri nudo per la città, anche in una città morta, provinciale come Pavia, arrivò anche lì l'uso americano di farsi la corsa nudo per le vie della città per dimostrare la propria libertà. Quindi poi anni dopo, perché le cose richiedono chiaramente decenni di sedimentazione, me lo ti metti.
facciamo una canzone. Ho una curiosità su Cory Nugent per la città. Ha anche cantato con questo accento con i Rocky, se c'è il capito. Americano. Perché c'era Shel Shapiro, uno dei Rockies, che era uno dei gruppi fondamentali ancora dell'epoca, parla così, beat, che parlava così, scanciava ma che colpa abbiamo noi se non siamo come voi, eccetera, eccetera, però non è americano, è proprio inglese. Inglese, è vero. Inglese, e Shel Shapiro, che tra l'altro anni fa vidi anche in giro altissimo per la Galleria di Milano, ed era indubbiamente Shel Shapiro, e chi l'ha conosciuto in tempi anche recenti mi dice che parla anche adesso, pur essendo in Italia da 70 anni, 60 anni, insomma parla sempre con quell'accento lì, e non se lo leva, anche perché non so neanche se canti ancora, una volta ogni tanto appariva come ospite nelle trasmissioni. E niente, quindi da cui chiaramente facciamo una bel pezzo e ti canciamo in questo modo. Certo. Perché poi quello di Alberto Sordi quando doppiava Olio, chiaramente. Ecco. Stupido, bellissimo, bellissimo. Scusate, io la pimpa che inizia a reclamare, ci dice che dobbiamo chiudere, la pimpa è lei la controllora del tempo. La controllora del tempo. Allora, intanto ringraziamo i nostri amici da casa, l'amica da casa numero uno, che poi mi fa sempre la recensione privata di tutte le puntate, ma io la mi invito un giorno, dobbiamo far diventare pubbliche le recensioni dell'amica numero uno, perché sono storiche. Ringraziamo Alessandro Peroni per tutte le meraviglie di questa sera, ovviamente. La nostra meraviglia, la divina Giulia Sirtori, in arte Ilia Artworks, ricordatevi sempre che poi io metto i link sotto di ognuno di noi. Dan Alessandro Sabatta, il progetto Ordalia, Alessandro Conedera, che stasera è stato un po' zittino, Spazio Profondo, Alchimia Nova, ma perché è stanco. Donatella Bartolomei insieme a Pimpa e Derek, non so se si vede Derek che dorme sull'altro materasso e la Pimpa è lì. E vi auguriamo buonanotte, e intanto io vado a caricare immediatamente la puntata, e grazie veramente per questa serata stupenda. Dovevo dire altro, Dan? Si saluta Gianni, mi è arrivato un messaggio, saluti da Gianni e dei suoi alleluia. Ciao a tutti, buonanotte, ciao a tutti, alla prossima puntata, ciao.